Allora ragazzi, eccoci qui con un altro video della stagione 94-95, quarta giornata di campionato. Oltre alla maglia della Roma, una nuova entry, che è questa qui, dell'album Panini. Questa era una rivista uscita qualche anno fa col Corriere dello Sport, in cui c'è la rosa di quella stagione. Terza vittoria di consecutiva, quarta giornata di campionato, che ci permette di andare primi in classifica con 10 punti. Doppietta di Balbo, gol di Fonseca e gol di Francesco Moriero. Eccolo qui, come sempre, gran giocatore, alternato molte partite buone, la discontinuità è stata la sua colpa. Qui qualche bellissimo articolo di giornale di quella stagione. Balbo Fonseca Show, la coppia sudamericana comincia a segnare. Seconda partita consecutiva in cui segnano 3 gol, quindi 4 Balbo e 2 Fonseca. Poker, il gioco si fa pesante e come sempre Mazzone, ma quale scudetto? Non sono mica Lidl. La Roma però fa sognare un po' i tifosi col campione a 3 punti e la vediamo prima in classifica in solitaria. Vi lascio col servizio. E siamo al gol, al 18esimo Capioli trova un'autostrada, poi da Fonseca che viene atterrato da Antonioli dal dischetto Balbo ed è l'1-0 per la Roma. Al 20esimo la punizione è di Balbo, non la vede Antonioli, la rivediamo noi al rallenti e possiamo sottolineare la precisione del tiro. E all'ottavo, sempre su calcio di punizione, De Agostini infila Cervoni. Ottima esecuzione anche questa di precisione in mezzo a una selva di gambe. Qui siamo però con la Roma nuovamente in attacco e Fonseca fa tutto da solo, approfittando, come avete visto, di un clamoroso errore dei difensori Granata. Esce Futre, che vi ricordo era al rientro nel campionato italiano, al suo posto Matteute, ma è ancora la Roma, siamo al 30esimo, questa volta fa tutto Balbo, la palla giunge a Moriero ed è ancora gol per la Roma.